siamo a Napoli Città Libro con Tonino Scala, edizioni MEA, domani tanto movimento, c'è stato già oggi, c'è stato anche l'altro ieri, illustraci un po' come sta andando. Domani abbiamo un evento straordinario, presenteremo alle ore 11 il libro di Massimiliano Gallo e poi ci sarà il firmacopie al nostro stand. Come sta andando? Sta andando bene, cioè nel senso che è una bella realtà, Napoli Città Libro, che si sta comunque consolidando. C'è sempre il rammarico che una città come Napoli dovrebbe provare ad avere un unico grande festival, un'unica grande fiera, ma questo lo vedremo dopo, perché comunque il risultato si vedrà alla fine di questi tre giorni, ma le persone stanno arrivando, c'è curiosità, ci sono tante case editrici, non solo napoletano, quindi ritengo che al momento le cose stiano andando bene, poi domani con Massimiliano Gallo andrà ancora assolutamente meglio. Incontriamo anche libro favoloso, che già il titolo è tutto un programma. Sì, sono favole e pensieri per grandi e anche per piccini. E allora vuol dire che sono soprattutto per i grandi. Sì, soprattutto per i grandi. Senti, ti voglio fare un'ultima domanda. Sì. Esula un po' da questa manifestazione, ma secondo te è vero che la gente non legge? Perché noi sentiamo sempre dire c'è poca affezione per la lettura, i ragazzi non leggono, però a me non sembra. Cioè, io ho visto movimento e forse ci sono lettori forti che compensano. Ci sono, forse... sì, ci sono lettori forti, ci sono tanti giovani che leggono, ma c'è un problema vero, che è quello che riguarda la distribuzione per quanto riguarda i libri. Gli editori sono costretti ad avere un prezzo un po' alto per i libri perché con la distribuzione se ne va gran parte del costo del libro, quindi avere il libro ad un costo alto con gli stipendi da fame che abbiamo, quindi tu hai anche di riflesso meno lettori perché non riesci più a comprare più libri, ma compri un libro al mese, certo. Due massimo se va bene, quindi credo che il problema sia soprattutto questo. Infatti la cosa che poi, non so se ci hai fatto caso, noti, ci sono le persone che vengono alle fiere perché il prezzo del libro è più competitivo, infatti. Perché qui non c'è tutto il costo della distribuzione, quindi comprano anche più libri, quindi io credo che uno dei problemi fondamentali sia questo. Hai toccato un tasto dolente, ti faccio quindi un'ultimissima nell'ultima domanda. Secondo te quale potrebbe essere il modo per ovviare a questo inconveniente? Nelle fiere ho visto gli editori vanno incontro al pubblico in questo senso, ma durante l'anno non è che ci sono sempre fiere. Quale potrebbe essere un modo per superare questo ostacolo che è la distribuzione e quindi abbassare un po' i prezzi? Secondo me è sempre quello il gioco, quello del fare rete. Noi soprattutto al sud non siamo bravi a fare rete, ma siamo per la logica del condominio, quindi con il vicino bisogna sempre creare competizione. Qui servirebbe invece costruire una grande rete, almeno per quanto riguarda le case editrici napoletane, con un lavoro che va al di là della distribuzione nazionale. Questo potrebbe essere una delle cose sulle quali lavorare per il futuro. Ok, grazie. Domani con Gallo, favoloso. Come è favolosa questa fiera? Puoi girare un attimo col telefonino, c'è il ciccarone. C'è il ciccarone che fa il giocherellone, fa pure rima. È vero, è una persona serissima. Lei è una persona serissima. Serissimo? Che cazzo?